Si tratta di un progetto nazionale per cui ai fini dell'inclusione sociale Poste ha individuato, ristrutturato e consegnato degli alloggi dell'associazione antiviolenza per supportare l'autonomia abitativa delle donne, delle figlie e figli minori e che versano in condizioni di particolare disagio economico. Si tratta di alcuni alloggi dislocati nelle capoluoghi di provincia in 9 regioni italiane. Con l'iniziativa di Messina è la prima volta che Poste mette a disposizione un suo immobile del patrimonio immobiliare regionale con la formula del comodato d'uso gratuito. L'immobile è stato ristrutturato in circa 4 settimane, sono stati forniti nuovi arredi, nuovi elettrodomestici ed è stato messo a disposizione dell'associazione CEDAM Onlus di Messina. Un momento veramente molto importante perché effettivamente dopo 35 anni che siamo sul territorio con la nostra associazione per combattere il fenomeno della violenza di genere, adesso abbiamo uno strumento in più con il quale possiamo aiutare e stare al fianco delle donne. Il centro antiviolenza ovviamente accoglie le donne e le supporta da un punto di vista sociale e psicologico. Adesso abbiamo anche la possibilità di far sì che le donne vittime di violenza lasciano il proprio nucleo familiare dove appunto viene perpetrata la violenza e possiamo effettivamente mettere a disposizione una casa di semiautonomia dove possono ricominciare la loro vita insieme anche ai figli nel caso in cui le donne hanno figli con sé. È un momento molto importante per la nostra associazione e crediamo che questo sia un segnale non solo a livello locale ma anche a livello nazionale perché un ente come le Poste insieme all'Associazione Nazionale Dire si sono unite in sinergia per il contrasto alla violenza di genere che ancora oggi è una piaga che non riusciamo a debellare.